Un cordiale saluto da Gigi Moncalvo e benvenuti alla sesta puntata, la puntata numero 6 di Agnelli Segreti. Dunque, grazie dei vostri messaggi, grazie delle vostre opinioni, dei vostri commenti. Alla fine del programma avrete gli indirizzi, la mail, dove inviare i vostri messaggi, le vostre opinioni, i vostri documenti, le vostre testimonianze, se lo desiderate. Dunque, breve riassunto della puntata precedente, siamo arrivati nella fase in cui, seguendo sempre l'interrogatorio cui Marella Agnelli si è sottoposta spontaneamente davanti al pubblico ministero Eugenio Fusco, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, per la seconda volta, ne farà tre di interrogatori, per la seconda volta il 15 dicembre del 2009, ore 10:50, presso la sede del gruppo Milano della Guardia di Finanza, via Valtellina 3. Siamo arrivati al punto in cui Margherita Agnelli racconta della sua lettera del 21 marzo del 2003, cioè poco meno di 2 mesi dopo la morte di suo padre, la lettera che scrive all'esecutore testamentario Franzo Grande Stevens, e in particolare gli dice di essere preoccupata perché non è stato detto niente sul patrimonio all'estero di suo padre, di cui Grande Stevens è al corrente, lei scrive. Né tantomeno è stato toccato un altro punto che a lei sta molto 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 a cuore, vale a dire la sistemazione del patrimonio anche agli altri figli. Che cosa ha lasciato mio padre? Non nel testamento italiano, perché le eredi siamo io e mia madre, dice Margherita, ma all'estero per i miei 8 figli, cioè per i suoi 8 nipoti. Fino ad ora mia madre, Donna Marella, ha beneficiato, e in maniera spropositata, stratosferica, soltanto uno dei miei 8 figli, cioè il primogenito, John, ma io voglio sapere anche che cosa è previsto per gli altri, perché vuole saperlo. Peraltro, lei, scrive a Franzo Grande Stevens, nel momento della prima donazione ed in seguito, la prima donazione è il 25% della dicembre, donato a Margherita, donato a Donna Marella e donato a John. Qui il fatto, a John viene fatta questa donazione da parte dell'avvocato Agnelli ancora in vita e gli si tiene l'usufrutto di quei 3,25%, quindi si tiene l'usufrutto del 75% più alla proprietà del suo 25%. A John perché? Perché Edoardo, è scritto in una lettera, aveva rinunciato, anche se non esiste traccia di questa rinuncia. Peraltro lei, avvocato Grande Steven, scrive: Margherita, nel momento della prima donazione ed in seguito, mi disse che vi era una compensazione prevista fuori per gli altri fratelli. Che cosa vuol dire una compensazione prevista fuori? Prevista fuori dall'Italia come probabile, o prevista fuori dal patrimonio lasciato nel testamento? Vediamo che cosa succede. Succede che Grande Stevens comincia un po' ad adontarsi delle insistenze di Margherita e soprattutto rinuncia l'11 aprile del 2003, rinuncia all'incarico di esecutore testamentario, rinuncia scrivendo una lettera all'avvocato Dominique Rochat e all'avvocato Richard Pease, che nel momento stesso in cui Margherita ha deciso di passare il Rubicone e di rivolgersi a degli avvocati, sono diventati i suoi patrocinatori. Si tratta di 2 avvocati di Ginevra, dello studio Lenz e Staehelin, Grand Rue 25, Ginevra. Grande Stevens scrive, vi mando i documenti che la vostra cliente mi ha richiesto, e mi ero riservato di accettare, oppure non, la carica di esecutore testamentario al fine di rispettare ed eseguire le volontà del senatore Agnelli, ma ora, data la situazione, dichiaro di non accettare tale carica. Quindi Grande Stevens si tira fuori dai giochi, o almeno apparentemente lo fa. Vedremo perché apparentemente lo fa. Perché? Perché un esecutore testamentario, quando decide di tirarsi fuori dai giochi, deve comunque restare al di sopra delle parti, così come avrebbe dovuto restare al di sopra delle parti nel momento stesso in cui si sono svolte tutte quelle procedure che hanno portato all'esplosione di questa vicenda. Margherita dice al magistrato:
Sono tornata a scrivere all'avvocato Grande Stevers perché da lui non avevo ottenuto risposta, ancorché fosse esecutore testamentario sul tema che più mi interessava, il patrimonio di mio padre a me sconosciuto. A questo punto i toni salgono, lui decide di non fare più l'esecutore testamentario, allora Margherita il 15 aprile 2003, questa è la sua lettera, nella sua calligrafia, scrive una lettera all'avvocato Grande Stevens, una lettera abbastanza dura. Gentile avvocato, dire che io sia stupita dall'attitudine presa da lei e del dottor Gabetti è dire poco. Sono costernata, non sono stupita, sono costernata. Entrambi, sia lei che il dottor Gabetti, come tutti sanno, siete stati al servizio di mio padre per decenni e nessuno dei due ora è capace o vuole dirmi in modo attendibile o comprensibile la situazione che concerne la successione di mio padre. Cosicché io mi trovo obbligata di rivolgermi ad un avvocato, sperando in questo modo di sbloccare le vostre reticenze a parlare con una donna casalinga, per di più, si autodefinisce casalinga. Dice, ma come, siete stati per decenni vicinissimi di mio padre, sapevate tutto di lui e adesso non sapete darmi delle spiegazioni? Mi parlate tanto di volontà di mio padre che solo voi sapete, che solo a voi aveva detto, e poi non mi date delle spiegazioni concrete su punti concreti che io vi chiedo. Andiamo avanti. Margherita, vedete che potrebbe farne a meno, è la figlia dell'avvocato Agnelli, è l'erede, questi due signori sono due dipendenti in fondo, sono due dipendenti, quindi... sono al servizio della retribuiti, quindi perché andare a dire sono una donna casalinga per di più? Perché evidentemente l'hanno trattata e lei è venuta a sapere, ma cosa vuole sapere questa donna per di più casalinga? Andiamo avanti. Per quanto riguarda la società Semplice Dicembre, vedete che è sempre questo il cuore del problema, la cassaforte personale di Agnelli, mi pare evidente che la spiegazione fornitami di fronte al notaio Morone in appena un minuto, non può essere evidente ad una donna di casa e non di affari. In un minuto le hanno parlato della cassaforte di famiglia. Per cui vorrei chiedere cos'è avvenuto con la quota di mio padre, di cui le uniche eredi sono mia madre ed io, poiché, come lei stesso sa, non vi sono stati altri testamenti, a parte quelli che il notaio Morone ha pubblicato. Quindi Margherita dice, se mio padre aveva il 25% nella dicembre, il resto era un usufrutto, quindi è rientrato ai tre usufruttuari, io, mia madre e mio figlio John, vorrei sapere perché questa quota del 25% non è stata divisa come prevede la legge di successione in Italia, il diritto successorio, in parità tra me e mia madre. Nel testamento non c'erano altre lettere allegate, la lettera di Monaco non c'era, e quindi spiegatemi come mai l'avete divisa per tre, contrariamente alla legge successoria italiana. Fra l'altro, quel che mio padre lasciò come volontà scritta è che nella seconda scheda del notaio Morone è che lei è l'esecutore testamentario. Quindi mi pare solo normale che io mi rivolga a lei per chiarire quel che non mi è chiaro. Se lei è l'esecutore testamentario, a chi mi devo rivolgere per avere delle risposte? Non ho capito come sia successo, perché lei interpreta a questo punto un conflitto e quindi mette mia madre nelle mani di un illustre sconosciuto a difenderlo, ma contro chi? Margherita è venuta a sapere che Grande Stevens ha consigliato a Donna Marella un avvocato svizzero. E quindi lei dice, ma come? Lei è l'esecutore testamentario, lei deve essere al di sopra delle parti, perché è andato a consigliare un avvocato a mia madre? È lei che vuole creare dei conflitti, non io. Vede, che continua Margherita, qui bisogna chiarire le cose e non aggiungere altri paraventi, perché non serve a nessuno. Le mie domande sono semplici. Che cosa avviene con la quota di mio padre della dicembre? Qual è il suo valore, nel suo valore reale e nominale? Punto interrogativo. E poi, gli eredi si determinano in base a quale legge? E qual è la loro quota? Sempre questo 25%. Terzo, la necessità del beneficio di inventario per quanto riguarda la collazione. Cioè voglio il beneficio di inventario.
Quarto, per poter intervenire all'aumento di capitale, perché le hanno già chiesto un aumento di capitale per la dicembre, perché non solo l'hanno tagliata fuori con quella quota di minoranza dopo che Marella ha donato a John la maggioranza assoluta delle azioni, ma hanno già chiesto un aumento di capitale per costringerla a tirar fuori dei soldi che lei in quel momento non ha e quindi per far diminuire la sua quota. Per poter intervenire all'aumento di capitale mi sembra utile e necessario che io sappia cosa questo implichi nel disegno generale e nel particolare della quota di cui sono proprietaria, essendo tra l'altro necessaria una mia firma, quali sono le responsabilità alle quali sottoscrivo patrimonialmente. Non è molto corretto in italiano, ma non importa. Quali sono i miei diritti? Quali doveri e che cosa succede se non sottoscrivo? Vuole sapere delle cose. Quinto, mio padre, dinanzi a R. Brandolini, cioè a Rui Brandolini, e da conoscenza ugualmente di S. Maron, Siegfried Maron, ha messo a disposizione per me degli averi, per il quale il mio nome con passaporto e permesso B sono stati notificati. Quindi, quando Sigi Maron, capo del Family Office di Zurigo, e Rui Brandolini, evidentemente attivati dall'avvocato Agnelli, avevano richiesto a Margherita il suo permesso B allegato al passaporto, il permesso di residenza all'estero, l'iscrizione all'AIRE, l'Associazione Italiana Residenti all'estero, e quindi io gliel'ho mandati, gliel'ho notificati, ma dove sono? Se mi hanno chiesto questo permesso B insieme al passaporto, vuol dire che bisognava fare qualche carta, qualche documento. Pare siano svaniti. Lei crede sia possibile? Le sto chiedendo di aiutarci a meglio capire cosa sta succedendo. Ed è per questo che ho chiesto a un legale di intervenire affinché non ci fossero equivoci. Quindi Margherita quasi deve giustificare davanti a grande Stevens il fatto di essersi fatta, di essersi nominata, di essersi cercata un legale. Abbia pazienza e scusi la mia lentezza intellettuale, ironizza Margherita nella lettera a grande Stevens, nel non percepire a volo d'aquila strutture di cui né io né mia madre abbiamo l'abitudine. Ringraziandola le faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua a lei e alla sua famiglia, Margherita Agnelli de Palen. Vedete che qui, come ha detto giustamente Margherita, la tensione sale. Vediamo un po' perché sale la tensione e soprattutto come reagisce grande Stevens a questa lettera, che è stringente. Evidentemente gli avvocati di Margherita l'hanno aiutata a metterla a punto. Eccola qui, gliela manda per fax, è una lettera del 22 aprile. Grande Stevens la manda a Contessa Margaret Agnelli de Palen, domaine de la Pêcherie, chemin de la Plage, à la main, che è sul lago di Ginevra, vedete, chemin de la plage, passeggiata, cammino della spiaggia. Rispondo alla lettera del 15 aprile, inviatemi per fax il 18 aprile, quando ero sul punto di partire per il weekend di Pasqua, quindi cerca di giustificare perché ha risposto soltanto una settimana dopo. Primo, giustamente lei mi dice che essendo una donna e casalinga ha dovuto chiedere l'assistenza di avvocati. Credo che la sua scelta sia stata ottima perché si tratta di avvocati di primo ordine che stimo molto e che fanno parte di uno degli studi di maggior reputazione. Vedete come incassa bene grande Stevens. Complimenti, ha fatto gli complimenti, sono due ottimi professionisti. Secondo, altrettanto giustamente lei dice che, come lei, anche sua madre non ha familiarità, abitudine con strutture giuridiche. È proprio per questo, e cioè per seguire il suo giusto comportamento, che ho indicato a sua madre avvocati altrettanto bravi, di uno studio altrettanto reputato nella stessa città dei suoi avvocati, dei quali sono amici. Quindi ammette come l'esecutore testamentario ha indicato a una delle due parti, cioè alla madre di Margherita, avvocati altrettanto bravi, di uno studio altrettanto reputato, nella stessa città dei suoi avvocati, dei quali sono amici. E così, prosegue grande Stevens, fra tecnici potranno chiarire e venire a capo di ogni cosa. Sia lei che sua madre non chiedono agli avvocati un atteggiamento ostile verso chi che sia, ma le consulenze che alle redi sembreranno necessarie ed opportune. Cosa ne sa lui? Che cosa chiedono lei e sua madre? No, dice, lei e sua madre non chiedono agli avvocati un atteggiamento ostile.
Terzo, i suoi avvocati mi hanno scritto che le sue richieste erano rimaste lettera morta, mentre a me sembrava e sembra che ho sempre risposto alle sue domande e le ho inviato tutti i documenti che ogni volta mi ha domandato. Ho pregato allora, a scanso di equivoci, il dottor Gianluca Ferrero di inviare tramite i loro colleghi ginevrini un dossier completo di tutti gli atti ai suoi avvocati, di modo che essi possano soddisfare ogni sua esigenza di informazione e darle tutti i pareri giuridici che lei desidera. Dopo l'incarico che essi hanno ricevuto da lei, non posso permettermi di invadere il loro campo, come fa lui a invadere il loro campo, e di interferire nei vostri rapporti per esprimere un parere sugli istituti giuridici cui lei fa cenno: beneficio di inventario, colazione, legge applicabile, aumento di capitale. Quindi lui, le domande che gli sono state rivolte come esecutore testamentario, dice: no, adesso ci sono degli avvocati, se io rispondessi su questi aspetti giuridici andrei a interferire sul loro terreno. Ma tu sei stato e sei l'esecutore testamentario, e allora rispondi intanto a delle cose. Quarto punto, lealmente, sin dalle prime riunioni presso il notaio Morone, dalle prime riunioni presso il notaio Morone, lei ha manifestato senza giri di parole diffidenza, sospettosità, e nella sua ultima lettera lamenta di reticenze che a me pare non vi siano state. Lei capirà agevolmente che un rapporto professionale deve presupporre un'assoluta fiducia. Mancando questa da parte sua, e cioè da una delle due eredi di Giovanni Agnelli, ho dovuto declinare l'incarico di esecutore testamentario per il quale suo padre mi aveva indicato, dimostrandomi ancora una volta una grande fiducia. Avete visto come si è tirato fuori, non ha mai risposto alle richieste di Margherita, prima dell'apertura del testamento chiedeva di sedersi a un tavolo, discutere, che le spiegassero tutto, e adesso dice: ah, io mi tiro fuori, lei capisce che un incarico professionale deve presupporre un'assoluta fiducia. Quinto e ultimo punto, infine le confermo che il quarantennale rapporto con suo padre è stato per me molto gratificante, ma non è stato un rapporto di servizio. Lei ha messo: siete stati al servizio di mio padre, lei e Gabetti. Come si offende, grande Stevens? Non è stato un rapporto di servizio, come lei scrive, bensì di reciproco rispetto. Quindi non era un dipendente, un sottoposto, un uomo di servizio, bensì di reciproco rispetto. Ero l'avvocato cui suo padre si rivolgeva più spesso per chiedere assistenza e consulenza per le numerose ed importanti operazioni del gruppo che egli presiedeva. Non dimenticherò mai che il garbo, l'attenzione, la gentilezza, la fiducia con i quali egli si rivolgeva a me come al suo avvocato di fiducia erano esemplari. Grazie della buona Pasqua, in ritardo auguro anche a lei e ai suoi cari tanta serenità. Avvocato Franzo Grande Stevens. Ah, qui ci siamo. Qui ci siamo perché, come vedete, nel momento di entrare bene nelle questioni, soprattutto fuori, ricordate, patrimonio fuori, all'estero, Grande Stevens si defila. E allora torniamo da quello che Margherita racconta al magistrato dopo aver letto le lettere dell'uno e la risposta dell'altro. Dice al magistrato: come lei potrà notare, signor pubblico ministero, anche dall'esposto che ho depositato, a questo punto i toni salgono. Io ricordo uno specifico episodio all'avvocato Grande Stevens, episodio legato alla donazione a me della BVI FIMA. Quando Margherita ha parlato di Brandolini, di Maron, del permesso B allegato al passaporto, si riferiva alla BVI FIMA. Cosa significa BVI? Significa British Virgin Island Island. British B Virgin E Island Islands. FIMA, quindi, è una società che è in un paradiso fiscale nelle British Virgin Island. Andiamo a vedere dove si trova esattamente. Eccola qua. Si trova esattamente nell'isola di Tortola, è domiciliata a Rhode Town, e questo è il certificato di incorporazione, si chiama questo certificato di incorporazione, vedete nella prima riga Territory of the British Virgin Islands, ecco perché BVI, the International Business Companies Ordinance, Certificate of Incorporation, è Anne Ellen Encontre, l'ufficiale del registro delle compagnie delle British Virgin Islands, certifica che è stata depositata
ed è regolamentarmente registrata la FIMA Finance Management Incorporated. Is incorporated in British Virgin Islands as an international business company, data 13 luglio 1989. Quindi dal 13 luglio 1989 è accertata la presenza di una società all'estero in un paradiso fiscale riconducibile dall'avvocato Gianni Agnelli. Questa società si chiama FIMA. Eccola qua, a Tortola. Andiamo avanti. Perché si parla della FIMA? Perché Margherita dice al magistrato: quando io chiedo a Grande Stevens dei chiarimenti sul patrimonio fuori, mi riferisco in particolare alla donazione che mio padre mi aveva fatto della FIMA. Donazione che era stata promessa a me da mio padre nel 1998 e che non si è mai perfezionata. Quindi suo padre aveva fondato, aveva aperto 10 anni prima questa società in questo paradiso fiscale di Tortola. Poi 10 anni dopo decide di regalarla, di donarla alla figlia nel 1998 e non si è mai perfezionata questa donazione. E vedeva coinvolta questa operazione Brandolini e Maron, soprattutto quest'ultimo, in stretto contatto con Grande Stevens e Gabetti. Nella lettera che indirizzo all'avvocato Grande Stevens, quella che abbiamo letto poco fa, faccio riferimento ad uno specifico episodio avvenuto nel 2002, cioè un anno prima della morte di Gianni Agnelli, quando Maron venne a chiedermi ad Alaman, a casa mia, il passaporto e il permesso B perché gli occorrevano per la mia indicazione quale beneficial owner della FIMA. Quindi suo padre decide, Gianni Agnelli decide di donarle questa società nel paradiso fiscale di Tortola. Parte nel 2002 il capo del family office di Zurigo, il quale va a chiedere a casa di Margherita il passaporto e il permesso B perché gli occorrono per indicarla come beneficiaria, beneficial owner della FIMA, cioè colei che è autorizzata a beneficiare degli asset che ogni anno questa società rende. A questo punto il magistrato chiede, per far capire un attimo qual è il quadro degli avvocati, a quali avvocati si è rivolta, quando e quale avvocato si è rivolta per la prima volta. Risposta: il primo avvocato al quale mi sono rivolta è Dominique Rochat. Lo nomino prima della lettera del 15 aprile 2003 di cui ho appena parlato diffusamente. Non ricordo la data esatta della sua nomina, ma ricordo che gli chiesi di inoltrare una richiesta formale a Grande Stevens, che era esecutore testamentario. Il giorno dopo Grande Stevens rispondeva che per la situazione venutasi a creare rinunciava a tale incarico. Sottolineo, ma credo che sia a voi noto, che l'avvocato Grande Stevens ha continuato a occuparsi dell'affare, visto che è divenuto l'avvocato di mia madre e ha mantenuto tutti i ruoli che aveva nelle varie fondazioni e società, a cominciare dal Chione. Perché? Perché Grande Stevens non è solo un consulente non al servizio dell'avvocato, ma è esecutore testamentario, e quando rinuncia ad essere esecutore testamentario però non rinuncia a essere presente nelle varie società e nei vari consigli di amministrazione e a tutti i ruoli che aveva in queste importantissime società piene di denaro, a cominciare da Alchione. Cominciate a tenere bene presente questo nome, Alchione. Rochat, l'avvocato Rochat, comunque, è stato subito da me revocato, dice Margherita, perché era incline a chiudere in via transattiva tutte le questioni aperte. Cioè, era uno che diceva: guardi, smettiamo di scrivere delle lettere, cerchiamo di arrivare a una transazione. Margherita dice: no, che transazione? Io voglio sapere la verità, voglio sapere qual era il patrimonio di mio padre, voglio sapere esattamente quanto ho ereditato e se mi hanno dato la metà di quel patrimonio oppure mi hanno dato solo una piccola parte o intendono darmi una piccola parte di quel patrimonio. Ho così nominato, dopo essermi liberata di Dominique Rochat, prima Jean Patry e poi Emanuele Gamman come miei nuovi difensori. La nomina di Jean Patry è di inizio maggio. Con lui mi sono recata a Milano per incontrare Gamman il 1 maggio presso lo studio Chiomenti. Quindi io e Patry ci siamo recati a Torino quel giorno, dove presso l'abitazione di Galateri di Genola abbiamo incontrato Grande Stevens. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi vedremo cosa succede in questo primo incontro vis-à-vis tra Margherita e Grande Stevens dopo lo scambio di lettere. Loro non si vedevano da 2 mesi e mezzo dal giorno in cui nello studio del notaio Morone ci fu l'inizio della grande battaglia per l'eredità. A tra poco.
Eccoci ancora in onda, seconda parte della sesta puntata, puntata numero 6 di Agnelli Segreti. Dunque, Margherita Agnelli, come dichiara al pubblico ministero sostituto procuratore di Milano, il sostituto procuratore, lo ricordiamo sempre, Eugenio Fusco, rievoca tutti i passaggi, dice: appena ho nominato Jean Patry, mio nuovo avvocato in Svizzera, e con lui mi sono recata a Milano per incontrare Gamna, era il 1° maggio 2003, presso lo studio Chiomenti. Quindi io e Patry ci siamo recati a Torino, dove presso l'abitazione di Galateri di Genola abbiamo incontrato grande Stevens. Quest'ultimo subito disse che la dicembre era intoccabile, ne andava il bene della Fiat e quindi dell'Italia. Avete visto com'è importante la dicembre? Lui, prima ancora di salutare, quasi: la dicembre è intoccabile, ne va il bene della Fiat e quindi dell'Italia. Ma cosa interessa a lui? Cos'è un proprietario? È un azionista? Cos'è? C'ha di fronte a sé una signora che ha il 30% della dicembre e lui dà degli ammonimenti? Lui che dovrebbe essere al di sopra delle parti, anche se non è più esecutore testamentario. Sull'estero, sul patrimonio all'estero, fece cadere una cortina come se non esistessero beni all'estero di sua conoscenza, riferibili a mio padre. Tanto che io ebbi a dire: allora non esiste neanche la casa che abbiamo in Corsica, che mio padre aveva in Corsica. La mia provocazione non ottenne alcuna risposta. Di fronte a grande Stevens, che osa dire: suo padre non aveva beni all'estero. Margherita dice: ma allora non esiste neanche la casa della Corsica, poteva aggiungere, ma allora non esiste neanche la villa di St. Moritz, ma allora non esiste neanche l'appartamento di Parigi, ma allora non esiste neanche l'appartamento di New York, ma allora non esistono le barche, ma allora perché esiste il family office, perché esistono le BVI, le società nelle British Virgin Islands? Devo però fare un passo indietro, dice Margherita al magistrato, visto che l'incalzare delle domande è in chiave cronologica. Prima di questo incontro e prima ancora della lettera di Rochat, eccoci al momento chiave. Margherita, prima dell'incontro, aveva già capito con grande Stevens, aveva già capito che aria tirava, l'aveva già capito il giorno dell'apertura del testamento dal notaio Morone, soprattutto di quel aum solo dicembre. Margherita si era messa a, diciamo così, a cercare i documenti in casa, a vedere delle cose e soprattutto a cercare di parlare con qualcuno oltre ai suoi avvocati. La prima carta che le è utile è una carta che le era stata spedita a lei. Ecco qui, vedete, l'intestazione. Gentilissima donna Marella Agnelli, gentilissima contessa Margherita de Palen, strada di San Vito numero 256, Torino. Che cos'era questa lettera? Era la lettera, vedete, il family office come era intestato, uffici Zurigo Ginevra. Quindi questo uffici Zurigo Ginevra, la carta intestata del luogo in cui veniva gestito il patrimonio personale di Gianni Agnelli. Leggete questa lettera serve per identificare da parte di Margherita i nomi delle persone che lavoravano in questo family office e quindi che erano al corrente della gestione del patrimonio di suo padre. La lettera è una lettera di condoglianze, la dipartita dell'avvocato Giovanni Agnelli ci ha sconvolti e colpiti profondamente. A loro, cioè a lei, donna Marella, e a lei, contessa de Palen, e ai familiari tutti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per l'immensa e dolorosa perdita. Un uomo come lo era l'avvocato lascia delle tracce indelebili in un mondo sempre più povero di personalità di grande valore. L'acume, l'alto senso umanitario, la nobiltà dell'animo dell'avvocato non saranno dimenticati. Molti ricordi di una tale figura rimarranno indimenticabili e saranno per loro, cioè per lei signora vedova e per lei signora figliola, un grande conforto. Con cordialissime condoglianze siamo, eccoli qua, guardate quante persone lavorano nel family office di Zurigo e di Ginevra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 persone. Pensate quanto lavoro richiedeva la gestione e l'amministrazione quotidiana del patrimonio immenso dell'avvocato Agnelli. Vediamo anche i loro nomi. Sigi Maron, che è il primo, il capo. Poi abbiamo Ursula Schulte. Ursula Schulte è una costretta collaboratrice, una donna molto importante che riferiva a Gabetti. Abbiamo Cyril Voser, altro nome importante, Stefan Blum, Christian Balleter, Michele Castaldo, Werner Ollenstein,
Peter Kilcoyne, Maria Meissen, Colette Marcassoli e Regula Peter. Questi sono tutti i personaggi e i più importanti sono i primi tre. Sigi Maron, Siegfried, la diminutiva è Sigi Maron, il capo, Ursula Schulte e Cyril Voser. Andiamo avanti. Margherita va, telefona a questo Sigi Maron e lo convoca a casa sua dalla Man, grazie per la sua lettera di condoglianze, venga a trovarmi che parliamo, e viene a conoscenza da Sigi Maron di un foglio, le viene consegnato questo foglio, è il foglio che costituisce una traccia importante, vedete che è un foglio non intestato, che dice nel primo punto Alchione Foundation Vaduz, Official Office in Vaduz. Che cos'è questa Alchione? Adesso lo vedremo. Ma Margherita viene a sapere che esiste questa Alchione, Fondazione Alchione a Vaduz nel Liechtenstein. E la Fondazione Alchione che cosa ha come partecipazioni? Possiede il 100% della Calamus, possiede il 100% della FIMA, ve la ricordate quella FIMA che Gianni Agnelli aveva promesso di donare alla figlia, per cui si erano mossi da Ginevra per chiedere il passaporto, il permesso BIMP, e al 50% l'Alchione controlla anche la Springas Incorporated. Attenzione, Margherita da Siegfried Maron riesce anche a ottenere i certificati riguardanti queste società. Sulla Alchione adesso vedremo. Alchione non è un nome a caso, Margherita capisce che è una cosa importante di suo padre, perché Alchione è il nome che ha la villa di Gianni e Marella Agnelli a St. Moritz, si chiama Casa Alciona in ladino, in tedesco, nel tedesco del Liechtenstein, il nome della fondazione è Alchione, proprio per questo, Alcione, come preferite. Ma avete visto che c'erano la FIMA, di cui abbiamo già visto prima il certificato, all'isola di Tortola, il 100% della Calamus e il 50% della Springrest. Vediamo un po' la Springrest, quella del 50%. Anche la Springrest ha sede a Tortola, anche questa è una BVI. E quindi è stata registrata il 22 ottobre del 1987. Vedete che movimento l'avvocato Agnelli ci aveva alla fine degli anni 80 alle Isole Vergini per registrare delle società. Vediamo quell'altra società indicata prima, la Calamus. Anche la Calamus ha sede all'isola di Tortola ed è stata registrata il 15 agosto del 1989, sempre nel quadro di quei movimenti. Però, vedendo sia il foglio di Maron, a Calamus abbiamo visto, FIMA abbiamo visto, Springsteen abbiamo visto, viene a scoprire Margherita l'esistenza di altre due società alle BVI. Sempre questa volta siamo alle British Virgin Island, il registro genericamente British Virgin, anche qui siamo... No, Road Town, sempre a Tortola, eccola qua. Abbiamo un'altra società, Sigma Portfolio Corporation, del 15 marzo del 1999. Questa è molto più recente, ecco perché non risulta nel foglio che a Margherita viene consegnato. Ce n'è un'altra del 2000, sempre a Tortola, sempre nelle British Islands, ed è la Sikestone o Sikestone Invest Corporation. Quindi... alla fine degli anni 80 Gianni Agnelli ha aperto tre BVI a Tortola, mentre nel 1999 e nel 2000 ne apre altre due, sempre a Tortola. Allora, Margherita, quando si vede consegnare questo documento, ma soprattutto l'intestazione che in cima alla piramide c'è la Alchione Foundation, si fa dare da Siegfried Maron, il quale verrà sgridato tremendamente per aver dato questo documento, per aver dato queste informazioni a Margherita. Allora, come dice il magistrato,
Ero venuta a conoscenza da parte di Siegfried Maron della Fondazione Alchione e degli asset che ne facevano parte. Maron personalmente mi aveva consegnato a casa mia dalla Mann un prospetto che reca una data da cui risultavano tutti gli averi riconducibili alla Fondazione, quello lì. Vedete, lei si mette in pista anche per Vaduz. Vuole andare in Liechtenstein, vuole andare a cercare le tracce di questa Alchione. Torniamo a quello che dice il magistrato. L'incontro del primo maggio, quello con grande Stevens, che nega che ci siano beni all'estero di sua conoscenza riferibili a mio padre. Pensate che nell'Alchione grande Stevens è uno dei protectors, uno dei protettori si chiamano, protectors. Quindi il titolare era Gianni Agnelli, era circondato da tre protectors, Grande Stevens, Gabetti e Siegfried Maron. Quindi come faceva Grande Stevens a dire alla figlia dell'avvocato che non esistono beni all'estero? E l'Alchione di cui egli è protectors che cos'era? L'incontro del primo maggio dava per scontato la conoscenza di Franzo Grande Stevens dell'episodio a cui ho appena fatto riferimento, e cioè del fatto che Maron mi avesse mostrato uno schema di Alchione dei suoi asset. Faccio notare che nell'esposto spiego meglio, Franzo Grande Stevens era anche protector della società Alchione ed in questa sua veste aveva ogni potere per richiedere e fornirmi documentazione della fondazione. Quindi aveva il potere di darle questi documenti. Era evidente già nell'incontro del primo maggio che l'interesse mio era quello di conoscere quanto accaduto nel tempo con riferimento anche ad Alchione, ma Franzo Grande Stevens fece cadere una cortina su tutto questo. Mi devo permettere anche un salto in avanti prima di tornare alla cronologia dei fatti, perché successivamente nel mese di luglio furono nuovamente richiesti chiarimenti a Franzo Grande Stevens da miei difensori Patry e Gamna, sempre sul patrimonio estero, anche in ragione del fatto che i miei tentativi presso il fiduciario del Liechtenstein, Ackermann, erano stati vani. Ackermann mi era stato indicato da Maron. Devo precisare che Maron, oltre allo schema della Fondazione Alchione, mi aveva consegnato un regolamento della stessa. In ogni caso, io appresi da Maron di tale Ivan Ackermann. Sono stata da Ackermann nel mese di aprile del 2003 accompagnata da Gregor Fontigny di JP Morgan, ma Ackermann è stata assolutamente reticente nel fornirmi informazioni riguardanti Alchione. Ho solo potuto verificare per una seconda volta che il Board of Foundation, il comando, era di fatto governato dai protector Gabetti, Grande Stevens e Maron. Allora, Margherita si reca da questo Ivan Ackermann alla Alchione Foundation, a Vaduz nel Liechtenstein, parla con lui e lui, che evidentemente è stato già attivato e avvertito, perché da Torino qualcuno ha richiamato Maron e gli ha detto: ma cosa sei andato a consegnare a Margherita Agnelli questi documenti? Cosa sei andato a dirle che c'è l'Alchione Foundation? Cosa sei andato a dirgli che il referente è Ackermann? Lei ha chiesto un appuntamento con Ackermann ed è andata da Ackermann. Allora, Ackermann manda la sua lettera a Margherita dopo averla incontrata, una lettera reticente. Cara signora De Palen, mi ha fatto piacere parlare nel nostro incontro di Vaduz, le invio alcune issues, alcuni punti relativi a quello che ci siamo detti. Primo, allegato, troverà una carta della Fondazione Alchione datata 5 maggio 2003, quindi la Alchione il 5 maggio del 2003 ha avuto un po' di traffico. Perché un po' di traffico? Perché il 5 maggio 2003 siamo già a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, siamo arrivati a 4 mesi dalla morte di Gianni Agnelli. Cosa c'è bisogno di fare? Per favore, desidero informarla per quanto riguarda la FIMA, che né io né alcun mio collega e partners è stato membro di questo organismo, della FIMA, quella che era stata promessa. Quindi né io né altri della First Advisory Group, perché
la Alcyone Foundation è stata costituita presso un organismo che si chiama First Advisory Group, che è un gruppo, diciamo così, di commercialisti, di consulenti, di finanzieri, di gnomi della finanza svizzera, che aprono, hanno tante scatole vuote e di volta in volta le vanno a riempire. Li hanno chiamata Alcyone Foundation, poi ci sono le Anstalt, ci sono le Stiftung, ci sono altre società che vengono riempite volta per volta quando arriva un cliente dall'Italia o da altri paesi che vuole imbertare del denaro e tenerlo riparato dal fisco italiano. Secondo punto, dice Ackermann, abbiamo discusso la qualificazione legale dell'usufrutto secondo la legge del Liechtenstein e qui si perde tutto in un discorso molto complicato. E infine ci appoggiamo presso lo studio del dottor Butliner e del dottor Gasser a Vaduz e adesso vedremo poi chi sono bene questi signori. Vedete quindi che la Alcyone ha una carta intestata, ha una sua sede, Aulenstrasse, a Vaduz, e vedete che questa è la firma di Ivan J. Ackermann. Ivan J. Ackermann conferma quindi che è giusto questo documento che aveva dato Maron, conferma tutto, ma soprattutto, visto che Margherita lo chiede, deve dare alla figlia dell'avvocato Agnelli il regolamento, regulation della fondazione. E qui ci abbiamo già delle novità. Perché? Perché deve darglielo? Perché Margherita è indicata in questo documento. Vedete, primo beneficiario della Fondazione Alcyone è Donna Marello Caracciolo in Agnelli, via Clavadash, Cesalcion, via Clavadash 7, St. Moritz. Secondo, in caso di morte del primo beneficiario, caso di decesso del primo beneficiario, cioè di Marella, il secondo beneficiario in ordine di capitale è suo marito, avvocato Giovanni Agnelli. Quindi avevano previsto la circostanza che Donna Marella potesse morire prima di Gianni Agnelli, in quel caso diventava lui il primo. In caso del secondo beneficiario, di decesso del secondo beneficiario, i diritti del primo beneficiario saranno limitati all'usufrutto degli asset della fondazione. Terzo, in caso di decesso del primo e del secondo beneficiario, cioè prima di Marella e poi di Gianni, tutti i diritti della fondazione passeranno alla loro figlia Margherita Agnelli in De Palais, nata il 26/10/1955. Le disposizioni testamentarie non hanno effetti per l'Alcyone Foundation. Vedete qui che avevano già portato le mani avanti. Vedete che il 16 marzo del 2001, quando l'avvocato Agnelli cominciava a manifestare dei segni di aggravamento della sua malattia e quindi si cominciava a parlare di morte, ecco che aggiungono questa clausola. Le disposizioni testamentarie per i beneficiari non hanno effetto per l'Alcyone Foundation, quindi se muore, ma che strano, non hanno effetto, cioè non hanno effetto le leggi successorie italiane, no, non hanno effetto, punto e basta. Vediamo un po' dove compare l'esecutore testamentario qui, perché grande Stevens, lo stesso che ha detto alla figlia, alla coerede, non aveva beni all'estero suo padre, pensate un po', lo troviamo qui. Le seguenti persone sono indicate come protectors dell'Alcyone Foundation: Giovanni Agnelli, Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, eccolo qua, nato il 13 settembre 1928 a Napoli, domiciliato in via del Carmine 2 a Torino, e infine Siegfried Maron, vediamo Siegfried Maron del 53, vive a Basilea, domiciliato a Hümmelbergstrasse 94. I loro poteri e le loro obbligazioni sono basate sull'interno del seguente regolamento, quindi eccola qua, qui è scritto anche in tedesco, lo vedete, la lingua ufficiale di Vaduz, fondata il 23 marzo 2000, eccola qui, capitale 30.000 franchi svizzeri, vediamo chi viene messo come Stiftungsrat, cioè coloro che devono occuparsi, Angeleta Mönisler, che è una di quelle del family office,
dottor Norbert Marpser e Ivan Ackermann, che abbiamo visto, rappresentante la Procuration-Anstalt di Vaduz, statuto della fondazione e tutto il resto. Ma questa fondazione abbiamo visto che ha in pancia parecchie cose, parecchie cose, parecchie cose, e a poco Margherita riesce ad arrivare allo schema di tutto quello che c'è in pancia nella Alchione Foundation, riesce ad arrivarci, ed ecco perché comincia ad essere un po' con l'ascia e con lo spadone sguainato. Qui abbiamo anche il Summary of Assets che Ivan Ackermann del First Advisory Group di Vaduz manda a Margherita insieme al regolamento dell'Alchione Foundation, e adesso comincia a venire il bello, comincia a venire il bello, e lo dice Margherita davanti al magistrato. Allora, successivamente nel mese di luglio furono nuovamente richiesti chiarimenti a Franzo Grande Stevens dai miei difensori Patri e Gamna, sempre sul patrimonio estero, anche in ragione del fatto che i miei tentativi presso il fiduciario del Liechtenstein Ackermann erano stati vani. Devo qui precisare che Maron mi aveva consegnato il regolamento della stessa, sono stata da Ackermann. Domanda del pubblico ministero: come arriva Jean-Patry ed Emanuele Gamna? Serve al pubblico ministero, perché poi vedremo che cosa succede con Emanuele Gamna e come si rompe il rapporto tra la cliente Margherita Agnelli e il suo legale in Italia, Emanuele Gamna. Risposta: Jean-Patry mi è stato suggerito da un conoscente, Melchior de Muralt, della società Blue Orchard, che me lo aveva descritto come un avvocato capace ed incorruttibile. Era necessario però anche un avvocato in Italia, poiché era ben noto che nel nostro paese la figura di Grande Stevens come avvocato è di enorme rilievo. Ho pensato di affidarmi ad Emanuele Gamna, cui ero legata da un rapporto di amicizia di vecchia data. Chiede il pubblico ministero: l'avvocato Gamna le ha posto qualche condizione per accettare l'incarico? Risposta: nell'incontro del 1° maggio presso lo studio Chiomenti, il primo, ancorché preceduto da contatti telefonici, il primo incontro, Gamna mi disse che aveva verificato con i partner del tuo studio eventuali ragioni di conflitto di interessi. Fortunatamente non ve ne erano. Mi disse che bisognava comunque risolvere il problema che si era venuto a creare, evitando inutili e dannosi scandali. I media sarebbero stati molto attenti a quanto si andava a fare. Non ricordo però di una sua precisa condizione all'accettazione del mandato. Qui ci fermiamo perché stiamo entrando nel pianeta Gamna, un pianeta che va esplorato bene. Noi ci fermiamo, questa era la sesta puntata di Agnelli Segreti. Vi ricordo che voi potrete trovare il racconto dettagliato e documentato, sapete che sono tutti atti depositati in tribunale, anche nei miei libri. Il primo, Agnelli Segreti, peccati, passioni e verità nascoste dell'ultima famiglia reale italiana. Il secondo, I lupi e gli agnelli, che entra da vicino nella vita dei personaggi descritti in queste nostre puntate. E infine il terzo, non dico l'ultimo perché ce ne saranno altri, il terzo, I Caracciolo, in cui si parla molto diffusamente di Donna Marella e di un documento del quale parleremo la settimana prossima, nella prossima puntata. Gigi Mocalvo vi ringrazia per l'ascolto, prendete nota dei numeri di telefono e dell'indirizzo email per i libri, se li volete, dato che sono introvabili in libreria, voi capite perché, oppure per mettervi in contatto con questo programma. Grazie e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.